Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal primo volume del Libro di Cielo, capitoli 62 e 63. Mentre l'anima mia stava eccitandosi in accese brame di ricevere la grazia che Gesù stesso mi voleva fare, Gesù ritornò e mi trasportò fuori di me stessa fin nel paradiso, ed ivi alla presenza della Santissima Trinità e di tutta la corte celeste. Rinnovò lo sposalizio. Gesù mise fuori l'anello fregiato con tre pietre preziose, bianca, rossa e verde, e lo consegnò al Padre, che lo benedisse e di nuovo lo restituì al Figlio. Lo Spirito Santo mi prese la destra e
E Gesù mi mise al dito anulare l'anello. Poi fui ammessa al bacio di tutte e tre le divine persone, e d'ambo le parti mi benedissero. Chi può dire la mia confusione quando mi trovai innanzi alla Santissima Trinità? Dico solo che appena mi trovai in loro presenza, caddi bocconi a terra e lì sarei rimasta se non fosse stato per Gesù che mi incoraggiò ad andare alla loro presenza, tanta era la luce, la santità di Dio. Questo solo dico, le altre cose le lascio perché le ricordo in confuso. Dopo questo ricordo che passarono pochi giorni e feci la comunione per detti sensi e vidi la Santissima Trinità vista nel cielo innanzi a me presente. Subito mi prostrai alla loro presenza, l'adorai. Confessai il mio nulla. Ricordo che mi sentivo tanto sprofondato in me stessa che non ardivo di dire una sola parola, quando una voce uscì da mezzo a loro e disse: Non temere, fatti coraggio. Siamo venuti per confermarti per nostra e prendere possesso del tuo cuore. Mentre così diceva questa voce, vidi che la Santissima Trinità scese nel mio cuore e se ne impossessarono e lì formarono la loro sede. Chi può dire il cambiamento che successe in me? Mi sentivo divinizzata, non più io vivevo, ma loro vivevano in me. A me pareva che il mio corpo fosse come un'abitazione e che dentro abitasse il Dio vivente, perché io mi sentivo la presenza reale sensibilmente nel mio interno. Sentivo la loro voce chiara, che usciva da dentro il mio interno e risuonava alle orecchie del corpo. Succedeva precisamente come quando vi sono gente dentro ad una stanza che parlano e le loro voci si sentono chiare e distinte anche di fuori. Da allora in poi non ebbi più bisogno di andare in cerca altrove per trovarlo, ma dentro il mio cuore là lo trovavo. E quando qualche volta si è nascosto, io sono andato in cerca di Gesù, girando per il cielo e per la terra, cercando il mio sommo ed unico bene, mentre mi trovavo nella foga delle lacrime, nella intensità delle brame, nelle pene inenarrabili d'averlo perduto. Gesù usciva da dentro il mio interno e mi diceva: Sto qui con te, non mi cercare altrove. Io, tra la meraviglia e il contento di averlo trovato, gli dicevo: Mio Gesù, come? Tutta questa mattina mi avete fatto girare e girare per ritrovarvi e voi state qui. Me lo potevi dire almeno che non mi siete tanto affannata, dolce mio bene, cara mia vita. Vedete un po' come sono stanca, non mi sento più forze, mi sento venir meno. Dè, sostenetemi fra le vostre braccia che mi sento morire. E così Gesù mi prendeva fra le sue braccia e mi faceva riposare. E mentre riposavo, mi sentivo restituire le forze perdute. Altre volte, in questo nascondimento che Gesù faceva, ed io che andavo in cerca di lui, quando si faceva sentire dentro di me, che poi usciva da dentro non solo Gesù, ma tutte e tre le divine persone, trovavo ora in forma di tre bambini graziosi e sommamente belli, ora un solo corpo e tre teste distinte, ma di una stessa similitudine, tutte e tre attraenti. Chi può dire il mio contento? Specialmente quando vedevo i tre bambini che io li contenevo tutti e tre fra le mie braccia. Ora baciavo uno, ora l'altro, ed io da loro. Ora uno si appoggiava ad una spalla e l'altro all'altra spalla, ed uno mi rimaneva di fronte. Mentre mi beavo tra loro, in loro tra la meraviglia facevo per guardare e da tre trovavo uno solo. L'altra mia meraviglia quando mi trovavo questi tre bambini, che tanto pesava uno e tanto tutti e tre. Tanto amore mi sentivo per uno di questi bambini quanto verso di tutti e tre. Tutti e tre mi attiravano ad uno stesso modo. Per finire di parlare di questi sposalizi, ho dovuto passare qualche cosa per sopra che andavo in filo ed ora mi accingo a dirlo. Come noi lo vedremo nella prossima meditazione. Ecco che dire, di nuovo oggi Luisa ci prende e ci porta in alto, ecco, nella contemplazione di queste
Esperienze uniche che credo chiunque le ascolti ne rimanga naturalmente estasiato, ecco, ordinariamente estasiato. Penso e spero anche che si accenda un po' di desiderio di Dio. Io ricordo bene quando per grazia ebbi la possibilità di leggere tutta la Summa Teologia e molti altri scritti di San Tommaso d'Aquino, del grande San Tommaso d'Aquino, verso il quale la Santa Madre Chiesa non sarà mai abbastanza grata per la chiarezza luminosa che ha gettato sul nostro patrimonio dottrinale e che continua a splendere veramente come sole dentro la luce che la Chiesa è. San Tommaso è uno stile molto pacato, molto moderato, ecco, molto sobrio, molto rispettoso, quindi mai indulgente a polemiche o a espressioni. Però ricordo benissimo, c'era anche una nota a piè di pagina, che a un certo punto, credo, della Summa Contra Gentiles, quando parlava, credo che stesse parlando, adesso dovrei andare a ricercare bene la citazione, ma mi è venuta in mente proprio mentre leggevo queste cose, credo che stesse parlando appunto di grazie particolari che il Signore dona o della sua carità, adesso non ricordo, insomma di qualcosa che esprime la grandezza e la bellezza di Dio. E a un certo punto usa proprio questa espressione, si vergognino dunque quelli. Si vergognino dunque è letterale, la ricordo a memoria. Quelli, il senso era questo, che dinanzi a tanta grazia e a vocazione tanto grande, perché la nostra anima è stata fatta per godere di queste cose che ha scritto Luisa, ecco, vanno appresso alla lordura e al lezzo dei poveri vizi terreni. Immaginate chi si è avvolto là nel brago nauseabondo, schifoso, nauseante, esecrabile, lurido, cencioso, marcio, ecco. E chi più ne ha che ne metta della lussuria. Immaginate chi si ubriaca, chi si abboffa nelle crapule che mangia tutto a sazietà fino a sentirsi male, chi fuma come un turco. Chi si dà alla droga, alle canne, alle pasticche, adesso tutte, alle cocaine, alle ecstasy, degradando la propria persona in maniera veramente nauseabonda, e potrebbe vivere quelle cose che Luisa ha detto, perché queste cose non sono, come dire, esclusive che Dio arbitrariamente elargisce a qualcuno e dice, vabbè, gli ha dato a quello, io che ci posso fare? No. Quello che noi sappiamo dal regno della divina volontà, e non dimentichiamolo mai, è che Dio, se dipendesse da Lui, ricolmerebbe di beni e di felicità inesprimibili, inenarrabili, impensabili, ogni essere umano, perché ogni essere umano è un'anima. E le anime, davanti agli occhi di Dio, sotto certi aspetti almeno, sono tutte uguali, sono anime, sono sue creature. Noi sappiamo dagli scritti che per Gesù una sola anima che si perde è fonte di un dolore immenso, non importa che sia chi sia, è un'anima, punto. E quando Gesù parla del regno della divina volontà nelle anime, appunto dice, questo sarà accompagnato da grazie straordinarie, da portenti e prodigi mai visti. Questi sono abbastanza, questi che ha visto Luisa. Pensiamo a se ci fosse come Gesù dice, perché se dice mai visti vuol dire che vanno oltre anche queste cose che abbiamo sentito. Cioè capito? Cioè stare di fronte alla Santissima Trinità, alla Santissima Trinità, dico alla Santissima Trinità. Ricevere un anello con queste tre priete preziose, tra l'altro è molto
Avranno notato gli ascoltatori, ci sono i colori dell'Italia, bianco, rosso e verde. Credo che tutti abbiamo colto anche, ovviamente, no? La simbologia del bianco, del rosso e del verde, no? Il bianco è la fede, il verde è la speranza, il rosso è la carità. Cioè, hai capito questo anello tirato fuori da Gesù, quindi fabbricato in cielo. Dico fabbricato in cielo, d'accordo? Non l'ha fatto nessun orefice terreno. Lo consegna Gesù al Padre, che lo benedice e lo restituisce al Figlio. E poi lo Spirito Santo prende la destra. Vedete, l'anello divino si porta a destra, perché gli sposalizi umani hanno l'anello a sinistra, gli sposalizi divini hanno l'anello a destra, e per quello anche, per esempio, che i vescovi della Santa Madre Chiesa portano l'anello a destra, perché a sinistra c'è l'anello dell'amore umano, l'anulare sinistra, a destra l'anello dell'amore divino. Quindi lo Spirito Santo prende la destra, immaginate la scena di Gesù, come uno sposo che mette l'anello al dito. Poi ha messo al bacio di tutte e tre le persone della Santissima Trinità. Io non so in chi ascolta questa meditazione che io sto vivendo e sto facendo, quale effetto producono queste parole. In me, come dire, mi fanno letteralmente, come dire, estasiare, impazzire di gioia. Non ci sono parole per esprimerlo, no? Alla presenza della Santissima Trinità. E poi, che succede? Dopo quella famosa comunione, al secondo capitolo. La Trinità si impossessa del cuore di Luisa e ci forma la sede. Sente la presenza reale sensibilmente nel suo interno, la presenza reale di Padre, Figlio e Spirito Santo, e sente una voce chiara, d'accordo, che esce da dentro il suo interno e risuona nelle orecchie del corpo. Luisa. E poi vedete, quando qualche volta si nascondevano, ecco, questo è, abbiamo già visto l'esperienza tipica dei grandi mistici, Luisa comincia a girare cielo e terra per cercarli in mezzo alla foga delle lacrime, all'intensità delle brame e alle pene inenarrabili di averlo perduto. Cioè, noi dobbiamo sapere, questa è teologia mistica allo stato puro, che quando Gesù fa queste lontananze, ecco, con le anime mistiche, cioè noi comuni mortali possiamo, tu comincia subito a pensare qual è la pena che più temi di tutte, quindi la cosa proprio dice: mamma mia, signore mio, guarda, fammi succedere di tutto, meno che questo, che sarebbe una sofferenza troppo grossa. Ecco, un'anima che ha avuto una grazia del genere, solo che ne resta privata per un giorno, è la morte, d'accordo? Basta leggere gli scritti di San Giovanni della croce, cioè, capite? Non si può proprio, non ci si può proprio stare. È impossibile. E non esiste sofferenza paragonabile. Quindi, sì, da un lato questa è una grande grazia, no? Però è anche un modo con cui il Signore dà all'anima un'occasione ulteriore di soffrire pene che un comune mortale non potrebbe assolutamente soffrire, non conoscendo questa cosa qui. Cioè, se noi conoscessimo che cosa è la visione beatifica, ma anche lontanamente, quindi, perché Luisa non ha conosciuto la visione beatifica, ma perché nessuno può, neanche quando stava dinanzi alla Santissima Trinità, quella non era ancora visione beatifica, perché la visione beatifica non si può avere fino a quando non si va in paradiso, dice sempre San Tommaso. Perché la visione beatifica, ecco, oggi questa meditazione cade il 2 di novembre, quindi il giorno dei defunti che l'attendono, e loro lo sanno molto meglio di noi che cos'era la visione beatifica. Ci dà anche occasione per. La visione beatifica è ipso facto beatificante, cioè appena uno vede Dio per essenza,
Questa è la visione beatifica, eh? Cioè, è talmente invaso da un oceano travolgente di amore e al tempo stesso è acceso da un tale amore infinito nei confronti di Dio che lo porta immediatamente all'unione, che da quel momento in poi, pensate, l'anima non sa più fare nient'altro che amare Dio e non può fare altro che questo. Vive questa sublimazione estrema della libertà nel non poter fare altro che amare Dio e non poter fare altro che godere infinitamente della sua presenza. Le anime del purgatorio soffrono tantissimo, ecco perché oggi questa è una meditazione molto consona, perché come Luisa ha visto qualcosa della Santissima Trinità, le anime nel giudizio particolare vedono Dio, non con visione beatifica, ma si rendono perfettamente conto di quello che le aspetta. E per cui, per quanto nel purgatorio ci siano anche dei tormenti molto gravi e sensibili, c'è cioè il fuoco e pene temporali destinate ad espiare e a raschiare ogni minima impurità che ci sia dall'anima, a seconda del numero della specie dei peccati commessi in vita e non sufficientemente riparati, tuttavia il dolore più grande del purgatorio continua a essere questo languore, questo desiderio infinito che consuma d'amore l'anima, nel senso che quando arriverà il momento, quando arriverà il momento, quando arriverà il momento. Ed è un tormento questo qui, perché, capite? Perché mentre noi, è un tormento che noi non viviamo, io credo che nessuno di noi stia giorno e notte piangendo e a dire: Signore, fammi morire il più presto possibile perché non ce la faccio più di stare qui senza vederti. Anche se dovremmo fare questo pensiero, è temperato poi dall'offerta di stare molto a lungo sulla terra per poterlo meglio servire. Ecco. Però se avessimo avuto un'esperienza analoga a quella che ha avuto Luisa, a noi staremmo così, eh? Cioè, basterebbe un giorno in cui il Signore si nasconde, che uno diventa, va, diciamo noi, comuni mortali, vai matti. È completamente, come dire, languente d'amore, disperato, d'accordo? Pene inenarrabili di averlo perduto, foga delle lacrime, intensità delle brame. Di nuovo possiamo poi ricordare queste immagini stupende, no? Tre bambini dallo stesso peso, tanto pesava uno quanto pesano tutti e tre. Tale amore mi sentivo per uno di questi bambini, tale per tutti e tre. E tutti e tre mettevano tutti allo stesso modo, no? E poi a volte i bambini da tre ne trovavo uno solo. Queste sono tutte quante bellissime immagini che gettano luci mistiche, diciamo così, sul mistero trinitario. Insomma, che io sono un pochino esperto di teologia dogmatica, che tante volte ci ho fatti i corsi sulla teologia trinitaria, colgo immediatamente la profonda bellezza e verità di queste immagini, no? Così come ora un solo corpo e tre teste distinte, ma ad una stessa similitudine, tutte e tre attraenti, no? Sono tutte quante immagini chiaramente che esprimono il mistero trinitario che per noi non è possibile in questo mondo penetrare e conoscere perfettamente, no? Ora, noi ogni volta che ascoltiamo queste cose dobbiamo sempre pensare una cosa. E in parte si ripetono le stesse cose, però capite? Repetita iuvant plura non nocent eccetera, quindi prendiamolo in questo senso, no? Cioè, quando sentiamo queste cose, noi dobbiamo pensare immediatamente nel regno della divina volontà. Se ci entro sul serio, queste cose sono per tutti. Io ricordo, non lo dimenticherò mai, d'accordo? Il mio primo contatto con gli scritti della Divina Volontà attraverso la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, le prime meditazioni dove la Madonna in persona gli diceva a Luisa: Senti un po', figlia mia, ma tu vuoi vivere una vita proprio felice? Ma vuoi una vita di comunione con il Signore? Vuoi una vita in cui davvero
ci sarà tutta questa immensa bellezza, insomma, tutta quanta questa grandissima gioia imperturbabile, cioè che tu sarai felice fin da quando stai sulla terra. Ieri abbiamo celebrato la festa dei santi. Entra nel regno della divina volontà. Ecco perché questo è tutto. Certo, noi non dobbiamo entrare nel regno della divina volontà con l'intenzione imperfetta di cui io entro, speriamo che poi chissà quale grande esperienza mistica mi succeda. No, noi dobbiamo entrare nel regno della divina volontà perché la divina volontà è di per sé stessa amabile. Perché questa, anche se non ci accadesse niente, anche se il Signore non ci desse nessuna grazia, anche se non facesse niente, in sé vivere nella divina volontà è foriero di pace, di gioia, di felicità, di tutto. Però indubbiamente San Tommaso d'Aquino, che abbiamo già due volte citato, insegna chiaramente nei suoi scritti che l'amore santo di se stessi, quindi della propria anima, del bene della propria anima, non solo che non è peccato, ma è un atto doveroso. È un atto vergognoso amare disordinatamente se stessi, andandosi a degradare in quelle porcherie a cui ho fatto riferimento poco fa, no? Negli esempi. Ma è atto sommamente nobile cercare Dio e desiderare i beni celesti e divini, certamente, non le grazie straordinarie, non tanta roba di questo genere, però sapere perfettamente che nel regno della divina volontà questo c'è. Ecco perché la divina volontà non è un giocherello, insomma, perché ricordiamo sempre, stiamo seguendo il volume primo apposta, no? Tutte le spoliazioni, tutte quante le prove, tutte le tribolazioni per cui è passata Luisa, non è che si arriva a questo qui dall'oggi al domani, o si arriva a questo dicendo Fiat, perdonatemi se dico sempre le stesse cose, oppure viene divina volontà nel mio mangiare, no? Ecco, che bisogna dirlo, sia Fiat sia viene divina volontà nel mio mangiare, spero che sia ben capito, ma non si limita a questo, no? La divina volontà esige distacco da tutto. Da tutti, esige unione continua, esige capacità di riconoscere la volontà di Dio in tutte le cose, d'accordo? Anche minime, ecco. Esige tendenza alla perfezione, esige lavoro su se stessi per distruggere i vizi, esige l'unione, lo sforzo dell'attenzione per portare tutte quante le nostre azioni anche indifferenti nei divini voleri. Esige la pratica dei giri, esige la costanza nell'atto preventivo, esige la frequenza nell'atto di fusione. Sono tante cose, d'accordo? Messe insieme. Esige anche sottostare alle purificazioni che ci manda nostro Signore quando siamo tentati, quando siamo tribolati, quando arrivano le croci. Ecco, come è successo a Luisa, esige lo sforzo dell'obbedienza, della spoliazione di noi stessi. Sono tantissime cose che convergono dentro questo mondo. Alcune sono certamente molto impegnative, richiedono un grandissimo sforzo, richiedono grandi sacrifici, o sono molto, molto dolorose, ma ne vale la pena. Capite? Ne vale la pena. Ne vale. Perché se si ha la grazia felicissima di entrare in questo regno, ripeto, il paradiso comincia qui. Certo, è un nuovo Eden. Dove sì, c'è l'albero della vita, ma l'albero della vita ha la forma della croce nell'Eden dopo il peccato originale. Ecco. Quindi nessuno si faccia illusioni, non si ripeterà mai abbastanza, insomma, che si va a vivere un nuovo paradiso terrestre senza croce, perché purtroppo siamo il regno del Fiat santificante, come dire, comprende in sé il regno del Fiat redimente. E quindi anche Luisa e anche tutte quante le anime hanno dovuto vivere una vita mortificata, crocifissa, non tanto per sé ma per consolare Gesù, no? La riparazione che si vive nella divina volontà è un componente essenziale. Quante volte si legge negli scritti, a partire dal secondo volume di Gesù, che attraverso la sua bocca, ecco, riversa nella bocca di Luisa un liquido amarissimo. Quando era particolarmente, diciamo, triste o offeso per tanti peccati, e lei se lo beve, in più di qualche circostanza si vedrà, poi andando avanti, che Gesù la prende, la stende proprio fisicamente sulla croce, prende il martello e comincia a mettergli i chiodi nelle mani e nei piedi a Luisa, e quando Luisa tornava in sé, racconta che si sentiva il chiodo dentro la mano e dentro i piedi, d'accordo? Ecco, quindi non è
come dire, un regno, ecco, di sole estasi, ecco, baci alla Santissima Trinità, però ci sono anche queste cose, insieme alla Santa e Benedetta Croce, che poi ci porta direttamente a tutto questo. Ecco, quindi contemplare queste cose ha il compito, per chi ci crede chiaramente, qualcuno potrebbe anche dire questa è una persona malata di mente che ha avuto le allucinazioni e si è inventata tutte altre queste cose e le ha messe per iscritto, no? Uno è liberissimo di pensare quello che vuole, insomma, no? Ecco. Chi ci crede però mediti e pensi, capite? Cioè, e si capisce anche perché davanti a Dio, ecco perché Gesù chiede l'amore di tutto il cuore, di tutta l'anima e di tutte le forze, perché davanti a Dio tutto è nulla. Tutto è niente, dinanzi alla divina volontà, tutto è meno di niente. D'accordo? Zero. E tutte le cose che noi viviamo sono tutte quante trasformate e vissute da noi. Attenzione all'esercizio delle più grandi virtù cristiane, quindi, ma in quello stato che è il distacco interiore da tutto e da tutti, senza il quale la perfetta unione con la divina volontà non può essere assolutamente raggiunta. Quindi o l'uno o l'altro, è quello che Gesù dice nel Vangelo: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, tutti, nessuno escluso, tutto, cioè il tutto per tutto, non può essere mio discepolo. Bene, Divina Maria, Celeste Madre nostra, tu ben conosci le cose che Luisa ha raccontato e scritto, le hai vissute prima, meglio, più e in forma e grado non immaginabili a noi comuni mortali. Tu soprattutto hai conosciuto chi è Dio e quanto è grande il suo amore e quanto lui si compiace di riversare ogni bene sulle creature che si dispongono a ricevere questi doni. Nessuna come te era perfettamente disposta a ricevere ogni grazia dal Signore. Ecco, noi no, purtroppo. Per cui ti chiediamo umilmente, di prenderci continuamente per mano e condurci nel cammino che ci porti a questa profonda unione e fusione con la Divina Volontà, passando per tutto ciò che è necessario, anche per tutte le rinunce e i sacrifici che dovessero servire a questo fine. Senza nessuna paura, ricordando che le grazie, i doni, la bellezza che c'è in gioco è troppo grande per poter essere posposta ad un solo bene creato, fosse anche nobile e non disdicevole, ma sempre infinitamente al di sotto di ciò che Dio è, ha e vuole donarci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.